Ciao amici, sono il Custo e rieccoci con Island of Junara. Allora, ho delle big news davvero bighissime. Come vedete, là ho fatto un ponte, là ho fatto un ponte, là ho fatto dei ponti. Sono andato in esplorazione e ho fatto dei mega ponti per poter arrivare alle varie isolette. Vorrei iniziare da queste qua dietro casa perché ho scoperto una cosa terribile. Non sto qua a far finta di niente, a fare le reaction finte. Ma questo? Questa non era programmata, ragazzi, ve lo giuro. Alcune ceste sulle isole le ho già aperte, altre non ancora. Guardate quanti blocchi ho scavato. Oggi sto lavorando di domenica a casa, pochissime chiamate lavoro, quindi ho avuto tantissimo tempo libero da buttare. Ho farmato alberi come non so cosa. E adesso andiamo a vedere un pochettino. Innanzitutto vorrei iniziare da questo blocco tutto muschioso, tutto con le vines. Devo stare attento. Ok, fermiamoci un attimo, mettiamoci in mezzo. Dicevo, devo stare attento a correre, se no mi ammazzo. No, perché ho usato la pala? Qua cosa abbiamo? No, 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 cosa sto facendo? Perché sto facendo una cosa del genere? Ok, per un attimo mi sono visto la lava in testa. Dungeon Hunter, qua abbiamo ragni. Cosa abbiamo? No, non posso rompere qua. Devo bloccare lì dentro. Alright. Così scende la lava, finisce e poi possiamo aprire la cesta. Allora, fermi tutti, ha preso fuoco tutto. Ovviamente ho detto, oggi ci sono poche chiamate, ovviamente mi è entrata una chiamata. Mi aspettavo di meglio, non mi lamento, non mi lamento perché i blocchi da usare per le varie escursioni va bene. Dungeon Hunter. Ma qual è l'artefatto, scusami? Ah, che stupido, è l'arco il Dungeon Hunter. C'è pure Infinity. Grandissimo, Power, Punch, Flame, Infinity, Unbreaking, Sharpness. Buono, carino. Intanto si è fatta notte. Non ho paura però. Andiamo qua, nell'isoletta. Non ho paura perché sono o sull'armatura migliore del mio inventario. Non dico del gioco perché non voglio essere troppo avventato. Ho la spada. Una spada che mi dà fuoco perché non so tenermi a distanza dei mostri. E qua ci sono delle ceste. No, cosa? No, ragazzi, andiamo a casa. Andiamo a casa. Non mi sento più sicuro e protetto. No, 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 no. No, no, no! No! Non mi sento assolutamente sicuro e protetto. Niente, aspetto la mattina e poi ci rivediamo. Ovviamente, mi è entrata pure una chiamata, quindi ho dovuto finire lavoro. Ora non dovremmo più essere disturbati perché ho finito il turno, quindi ci sono. Mi stavano inseguendo. Ecco qua chi mi stava inseguendo. Eccole qua, le belle ceste. Oro. Ferro e diamanti. Non faccio finta, ho già visto tutto in queste ceste quando ho creato il ponte. Materiali molto apprezzati. Soul Sand Glowstone non mi interessano. Altro ferro molto apprezzato. Torno a casa e deposito le cose perché sono un po' importanti come cose, soprattutto i diamanti. Possiamo depositare i nostri diamantucci, il ferro, l'oro. Tre stacche passa di ferro, cioè di oro, grandissimi. Facciamoci bei panini. 32 panini pronti pronti, guardate quanto cibo ho. Tutti questi polli li ho fatti con questa spada, che ha Fire Aspect e Looting 5. Colpivo un pollo, mi davano due polli cotti. Cotti? Cotti? Come parlo? Cotti?
Qua dietro abbiamo una bella isoletta con delle altre mucchette che sono quasi tutte cadute sulle piattaforme sotto. Alla fine non ho più finito la... Aia. Ho un terrore, mi stanno venendo le... tipo i formi... Quando guardo i scalatori, quelli che scalano le montagne, ma tipo senza equipaggiamento, con le mani, mi iniziano a formicolare i piedi. Quando corro su questi ponti, mi iniziano a formicolare i piedi. Ditemi nei commenti se anche voi provate la stessa cosa quando guardate i tizi che fanno free climbing. A me viene un'ansia terribile, mi iniziano a formicolare e a sudare i piedi. Vediamo qua, cosa abbiamo. Artifact Cowburner. Due diamanti e una spada, ma... secondo me è ancora migliore la nostra. Battery, butter, it's a battery. Ma ne avevamo già trovato uno di questo, se non sbaglio. In giro c'è altro? Non mi sembra. Dovrei farli più larghi sti ponti. Devo imparare dai miei errori. Andiamo qua sotto così vediamo cosa c'è nello spawner. Zombie, nessun problema. Spawner spaccato. Diamante, oro, ferro. È davvero una goduria giocare sta mappa con tutti i ponti fatti. Fare i ponti... oh, oddio. Fare i ponti è un po' più... è un po' più noioso. Però poi appena li hai fatti che inizi a esplorare tutto quanto è molto divertente. Qua non ho resistito e sono andato subito a controllare. E c'è una cosa stupenda. A parte questo blocco di smeraldo... ma c'è Notch's Peak, che è un piccone in diamante con fortuna 3. Io adesso finisco la mappa in tipo 3 secondi, perché so dove andare a rubare i diamanti. A scavare i diamanti. Visto che non voglio farmi fregare... ok, blocco di smeraldo, fatto. Oh, posso considerarmi salvo. Ormai sono già vicino alla nostra isoletta. Eccola qua, carissima. No, non piazzo subito il blocco di smeraldo, lo tengo per la fine dell'episodio. Andiamo ad utilizzare questo piccone del notch. Ho fatto già la piattaforma per scavare i diamanti. Aiuto. Dai, non ci credo, ma guardate come si è salvato. Ok, ora sei finito. Mi sono davvero preparato per questo episodio, ho studiato tanto, ho fatto tutti i compiti e ho preparato le piattaforme. Ovviamente ho fatto il ponte in legno, la lava me l'ha bruciato. Vediamo, quanti diamantucci mi dai? 4? Non ci credo, 4 diamanti mi ha dato. Qua solo uno. Che stronzo. Vediamo qua. Totale 9, totale 11, totale 12, totale 13, dai, ma com'è possibile che me ne ha dato solo uno? Totale 13 diamanti. Allora, tappa subito istantaneamente a casa, perché 13 diamanti io non li rischio così. Andiamo intanto a piazzare i nostri bei... 4 blocchi, 2 di diamante e 2 di smeraldo. Zacchete. E possiamo considerare la serie base conclusa, perché il livello base era solo un livello. Cioè all'inizio, quando avevano creato la mappa, dovevi completare soltanto il primo livello. Poi hanno detto, no, facciamola più difficile, facciamola impossibile. Facciamo 2 livelli di blocchi. Ora dobbiamo essere ultra, iper, mega attenti. Perché già una volta sono scoppiato qua, mentre stavo facendo gli scalini, ho detto ma andiamo a dare un'occhiata, chissà cosa potrebbe esserci. Potrebbero esserci 1000 creeper. Mille creeper che mi scoppiano dietro. 1000 creeper che mi scoppiano anche davanti. No. Qua? Dai, da bravo. L'ho scaraventato nel vuoto cosmico. E se loro contassero sul fatto che io devo farmare kill di mob?
farmare kill di mob e scambiare il mob souls per diamanti. Io non voglio fare una roba del genere. Ecco qua un diamante nascosto, anche un altro. Solo tre diamanti. Altri. Sapevo io di dover venire. Quanti? 7. Ok. A casa ne abbiamo altri 7, se non sbaglio. Qua quanti creeper? Sano e salvo.